Amici, parliamo ancora di turismo venatorio. Siamo qui con l'amico Daniel di Rancho Salvaje. Vediamo un po' se ho detto giusto. Giusto, giusto. Ho detto giusto, sì, molto sì. Bene. Daniel è una presenza fissa qui a Dexa. Sono anni e anni che ormai ci vediamo ed essere una presenza fissa significa anche essere una certezza e una sicurezza per tutti gli amici cacciatori italiani che si rivolgono alla tua azienda. Raccontaci un po' quale tipo di cacciate si svolgono in Argentina e in che cosa siete specializzati. E lo che più forte siamo è la caccia piccola, anatre, tortore, colombacci, pernice, la pernice di bosco, che non tutti le conoscono, che è una pernice che si caccia come la becaccia qua, però un uccello molto più grande. Tanti che l'hanno assaggiato, che l'hanno provato, dice è una pernice di bosco, è la becaccia argentina. Poi la caccia grossa, che anche quello sono 5 anni che la stiamo promozionando. Cervo rosso, daino, cervo axis, bufalo, l'antilope nero, le ran, i quattro corni, cinghiale. Allora, dalla miriade di animali cacciabili in questa terra meravigliosa che è l'Argentina, quali sono i periodi migliori che tu consigli agli amici cacciatori per far visita in Argentina e per venirti a trovare? La caccia piccola di maggio-agosto e la caccia grossa di marzo a giugno. Qual è l'area geografica in cui normalmente porti a caccia i tuoi amici? Centro dell'Argentina, provincia di Buenos Aires, Córdoba, La Pampa e San Luis. Quindi diciamo anche delle mete facilmente raggiungibili per chi è che viene dall'Italia per il collegamento diretto con Buenos Aires. Certo, comunque noi come arrivano a Buenos Aires noi ci aspettiamo all'aeroporto ed è lì, stanno sempre con noi fino al giorno che partono da un'altra volta dall'aeroporto da Buenos Aires. Naturalmente la vostra agenzia di viaggi venatori fa tutti i servizi necessari per i cacciatori in maniera tale che non solo viaggiano, cioè cacciano in sicurezza, ma non hanno nessun tipo di pensiero se non quello di imbracciare il fucile e sparare. Certo, certo. Noi dal giorno che arrivano al giorno che partono è tutto compreso con noi e non devi pensare solo di sparare. Immagino che il divertimento è assicurato. 100%. Senti, come si dice in bocca al lupo in spagnolo? È buona fortuna. C'è una parola che è brutta per dirla, però... che meglio in bocca al lupo va bene. Va bene in bocca. Ok, perfetto Daniele. Io ti ringrazio e non posso che consigliare Daniele perché lo conosco da anni. È una persona squisita, oltre che un vero professionista del settore. Daniele, ti avevo salutato in modo un po' frettoloso perché ma tutti gli amici che non possono venirti a trovare qui a Brescia possono comunque raggiungerti contattandoti tramite il tuo sito internet. Certo, certo. Il nostro sito è www.ranchosalvaje.com. Molto bene. E grazie di nuovo. Prego.